Ma allora, io vedo in questa trasmissione, in altre trasmissioni, arriviamo anche al tema con chi ce la potrebbe avere la Meloni quando fa quel PS nel suo post, in cui si racconta un'Italia che io non vedo nella mia quotidianità. Cioè io ieri ho visto il TG della 7, rete che ci ospita, che mi ha raccontato nel sondaggio di SVG che la Meloni guadagna punti, che la Lega guadagna punti, che il centrodestra guadagna punti, che l'opposizione cala. Poi, dopodiché, leggo i dati Istat e leggo che l'inflazione cala, leggo i dati del Fondo Monetario Internazionale e leggo che siamo ancora davanti a Francia e Germania in quanto a PIL, leggo i dati Istat e vedo che siamo al massimo storico dell'occupazione. Ma dove vivete? Cioè, dove la vedete quest'Italia allo sfascio che raccontate? Quando la Meloni dice la goccia, non è, secondo me non si riferisce a Mediaset, si riferisce al fatto che il problema dell'Italia è che c'è un'opposizione politica talmente debole e inconsistente che prende mano un'altra opposizione, che è l'opposizione, legittimo, che è l'opposizione dei talk show, che è l'opposizione dei giornali di sinistra, di Repubblica, della Stampa, I nemici della di Meloni, guardate il Travaglio. cartello. Ora vi preannuncio che sta per raggiungerci Michele Santoro, poi torneranno gli ospiti di questo studio. I nemici di Giorgia Meloni, in qualche modo li stava riassumendo anche Italo Bocchino: giornalisti, governi tecnici, magistrati, giornaloni, gruppi di potere, burocrati, forze europee, e ci va aggiunto talk show. Voglio dire una cosa molto semplice. È ridicolo che la Meloni si lamenti degli attacchi di una presunta opposizione che con il caso Giambruno non c'entra niente, perché fuori onda li ha mostrati Mediaset, il marito era il marito della Meloni, hanno fatto tutto in casa loro e continuano a far finta di essere vittime di qualcuno. Sicuramente non sono vittime nostre, anzi dirò di più. Ci troviamo nell'assurda situazione di dover difendere la libertà della Meloni di innamorarsi, lasciarsi, decidere di vivere da sola con sua figlia. Perché se stessimo alle cose che voi dite, dovremmo dire che non va bene, perché la famiglia tradizionale vuole che la Meloni si sposi con Sacrificate. Giambruno e Allora, vada avanti tutta la aspettate, vita, visto che si è nonostante i parlato di sondaggi, Laura Gobetti, ci puoi dare il cartello numero 3 in un secondo, perché siamo di pubblicità. Sì, eccolo qua, cartello numero 3, raggiunti risultati inimmaginabili e fatte cose straordinarie, ha detto Giorgia Meloni. Le ha notate? No, il 66%, sì, il 27%. Arriva Santoro, piccola pausa. Racconto un'Italia che io non vedo nella mia quotidianità.